La campagna elettorale la faremo tirando fuori i legami di Pisapia coi centri sociali. Perché Berlusconi è malvagio, ma non è sciocco. Sa benissimo che se la campagna elettorale di questi 15 giorni fosse sulle questioni di Milano, ma noi vinceremmo 80-20, perché Moratti fa un sacco di promesse, però i cittadini gli dicono: scusa Moratti, perché ce le prometti e non potevi farle prima? Questo è. Quindi se noi riuscissimo, ed è quello che cercheremo di fare in tutti i modi, di parlare dei problemi concreti di Milano, che sono le povertà, le buche, lo smog. Però è arrivato l'Ecopass, sono arrivate le metropolitane, i prolungamenti. Esatto. E tutte queste cose devono essere messe a posto, perché Ecopass fatto così è stato un disastro. Le metropolitane vanno avanti che sembrano delle lumache, bisogna migliorare tutte queste cose. Ora Moratti può anche dire: migliorerò. Io gli chiedo, scusa Moratti, eri lì da 5 anni, perché non l'hai migliorato prima? Per questo Berlusconi, che furbo, dice: io voglio attaccare Pisapia per quello che ha fatto 150 anni fa. E voglio dire, è stato storico che Moratti ha dato, che la Moratti ha dato del ladro a un galantuomo, voglio dire. Vuol dire che proprio siamo, con rispetto parlando, alla frutta. Scusi, una correzione. Non è stata la Moratti a dare del ladro a un galantuomo, è stata una sentenza di primo grado, poi cancellata in appello definitivamente, ha scagionato che l'ha sì dichiarato connivente con un reato di furto. Quindi non è stata la Moratti, è stato il giudice di primo grado a dire. Lei ha fatto il sindaco, dovrebbe insegnarci che un cittadino di fronte alla legge è quello che l'ultima sentenza ha deciso essere. Allora, se io di dico fronte alla legge, la prima sentenza ha detto una cosa e quindi do del ladro a uno, e non gli dico la seconda, in cui Pisapia ha non solo richiesto il processo, ma rinunciato all'amnistia per essere processato, quindi il massimo per una persona per bene. Contro altri mi permetta che invece, pur di scappare un processo, farebbero l'ira di Dio, le prescrizioni, le prescrizioni. Mi permetta, eccetera. Io volevo solo correggere con stato la assolto. Precisione, allora, Moratti, che scusi, lei sta usando, volevo solo dire che non è stata la Moratti, a dire, ha detto Pisapia è un ladro, perché se lei sulla settimana enigmistica ha detto che è stato condannato in primo grado. Ecco, perfetto. È andato a prendere una sentenza. Prendiamo la settimana enigmistica. Ha detto la pura verità. Mi non tutta la verità, ma ha detto la verità. Ha parlato tutto il tempo. Beh, però in quel caso la mancanza di contenuto era funzionale al contenuto finale. Perché settimana enigmistica. Condannato per furto in primo grado. La parola di 5 lettere comincia per la e finisce per dro. Cos'è? Ladro. Cioè, puoi anche... Siccome lui non è un ladro, perché è stato assolto con formula piena, non è un ladro, Moratti gli ha dato del ladro. E infatti questa cosa è stata schifata dalla maggior parte della gente, assolutamente, anche vostra. Assolutamente. Anche vostra. Mi no, permetta... ha fatto una bella cosa. No. Io sto solo correggendo la sua espressione. La dottoressa Moratti non ha dato del ladro a nessuno. Ha citato una sentenza di primo grado in cui la Corte, che ha giudicato Giuliano Pisapia, l'ha condannato per quel reato. Poi riformata la sentenza in sede riformata, Pisapia ha chiesto di essere giudicato. Siamo passati da Batman all'uomo ragno che si arrampica sugli specchi. Ha chiesto di essere... No. Sindaco, non è da lei questa cosa. È da lei. Senta, io lei è una non sono un laureato in fisica, però sono un laureato in legge. Sì. Quindi so come stanno le cose nelle situazioni che riguardano la legge. L'amnistia si cita la prima sentenza e non la seconda? Si omette di dire tutta la verità, ma quella verità è stata detta. E caspita, siccome la verità finale è quella decisiva, quella finale. Se uno omette di dire la verità finale, dice una bugia. Ha detto una verità non completa, ma quella è una verità e non ha dato dell'altro. Sindaco, non è da lei. Mi scusi, ma la mia stima nei suoi confronti in questo momento... La ringrazio, però la precisione di quello che sta... Lei ha attribuito una calunnia a un fatto di sindaco, la pura oggettività. Moratti ha detto che Pisapia è un ladro e Pisapia è un galantuomo. Questo lo dice la legge, questo lo dice la magistratura. Smentisco che l'attuale sindaco Letizia Moratti abbia dato del ladro a chi che sia, ha citato una realtà vera
in primo grado. Però Giuliano la mancanza dell'ultima parte completamente scagionato Bettini. E ha rifiutato la amnistia, questo lo devo ammettere. Se continuate così, come sono andate le cose, neanche 80-20, finisce 90-10. La gente per bene della vostra parte potreste stravincere, però la verità è come voglio stravincere.